Abbiamo insultato i giocatori fino alla fine. Questa qua invece devo dire che secondo me potrebbe essere una partita interessante, perché il DDD di Flavio è veramente, cioè, guarda quanti danni riesce a fare. Zero. Ottimo. Allora, secondo me è un matchup un po' bruttino, perché Dedede, essendo un grosso, se ne prende un miliardo. Sì. Inoltre, devo dire che Dedede forse soffre quelli che riescono a mantenere le distanze, e Palutena in questo caso è veramente uno dei matchup peggiori, perché potrebbe anche giocarsela mai avvicinandosi. E poi, secondo me, anche il fatto che comunque, appunto, non deve avvicinarsi, non ha bisogno, può rimandare proiettili, ha diversi modi per colpire a distanza. Ma come fa a rimandare pure i con il down B? Con il down B, questo muretto che penso possa rompersi, quindi se dovessi rimandarlo due volte, visto con delle idee, dobbiamo vedere un po' quali sono le interazioni, perché non le conosco perfettamente, perché appunto può rimandare colpi in questo modo, però il fuoco non lo può rimandare, quindi penso possa rimandare solo un suo gordo se venisse rimandato una volta, esattamente in questo modo. Mamma mia, l'ha rimandato un'altra volta. Calcio tennis qui si gioca, non è più smash. Allora, DDD ha parecchia difficoltà nel fare i danni, però vedo che ha colpito tre volte e siamo a 58%, 77 col quarto colpo, quindi siamo messi veramente, grazie mille, siamo messi molto bene in fondo. Eccolo, si è portato in vantaggio con questo back air. Naturale? Eh sì, naturale. Giù naturale, grazie. Allora, scusate, ci mangiamo, non siamo professionali, per no, affatto, però ci dispiace. Dedede riesce, 126, è tornato in campo aggressivissimo e non si fa fare danni. Adesso, famosissimo Dedede, soprattutto il Dedede di Flavio, per fare questi maialate. Sì, si possono chiamare solo così, perché effettivamente lui frame trappa quando tu sei all'edge, ed è un fastidio, è veramente impossibile. In alcune interazioni poi si blocca il gordo al bordo, che proprio non ti lascia nessuna opzione, non so. È vero. Non so nemmeno come si possa fare. Nemmeno io, non so se c'è una percentuale di possibilità, oppure si blocca sempre se lo tiri nel posto giusto. Non credo. Penso se venga rimandato, però non sono sicuro di questo. Vedremo se lo potremo vedere in questo match. Tanto bravo Razer, che era partito questa seconda stock di Dedede, era preso solo le botte, ma invece adesso ha iniziato a fare un po' di danno. E un po' è relativo, perché siamo a 65. Mamma mia, ci saluta così con una testata sul mento. Beh, 65 però non è una brutta percentuale, soprattutto per Palutena, che se ti mette una stringa di upper sei fuori. Quindi vediamo un po'. Secondo me Flavio questa se la soffrirà parecchio la partita. Tra l'altro, sai cosa? Flavio mi sa che ha... ah no, ti manda in alto, quindi non uccide. Flavio ha nella pool la sua ragazza, quindi ci sarà probabilmente un... una separazione tra i due, a seconda di come finirà la partita, ovvero con Flavio che perde perché è molto scarso, lo sappiamo tutti. Purtroppo ti passo l'acqua. Grazie. Scusateci ancora, ragazzi. Però sì, scusate, non siamo professionali effettivamente. Diteci, mamma mia che botta in faccia. Diteci se vi dà fastidio che vi mastichiamo in faccia. Magari mangiamo, dai, a turni. Ma però merda, abbiamo veramente tanta fame e queste partite sono veramente poco hype, quindi c'è poco da dire. No, questa dai, ancora ci no, sta. No, questa infatti non è una brutta partita. E la smash di Dedede è molto, come dire, bastarda, perché sembra che non chiappa da dietro, ma ha un enorme hitbox. Sì. Rompe lo scudo. È vero. E poi ha anche un tipo di colpo che, se non ti ha colpito ma eri vicino, comunque l'onda d'urto ti dà una minima percentuale che ti allontana, quindi non è così facile da punire come sembra. E ti dirò di più, dopo la smash non ha così tanto lag, infatti Flavio di solito lo fa con il down tilt, che ci becca sempre un sacco di gente che prova a punirlo invece. Io provo una partita comunque con ritmo lento e sta decidendo sicuramente Razer. Sì, Razer, eccolo, ce l'ha fatta. Mamma mia, l'ha preso al volo. Si è preso un raggio di luce dritto, non ti so dire dove, ma ho visto che usciva dalla bocca, quindi sicuramente è entrato da sotto. 1-0 per Razer, ricordiamo, sì, partita best of 5 queste pull. Best of 5, non so che dirti, in realtà mi sembra che Palutena sia veramente un brutto matchup per Dedede. E non so cosa potrebbe fare Flavio a proposito, perché ha detto che in vita sua non vuole mai più giocare Dr. Mario e Game & Watch. Quindi adesso dovrebbe davvero essere... Davvero, non ho sentito. Sì, no, in realtà, cioè, nel senso, ovviamente non lo farà, però... Ok, grazie Chaos Trigado, come ti chiami, perché ci fai un favore a concederci questo. Matchup più brutto del gioco, di tutti gli smash, ci dice. E infatti... Fa veramente ora schifo. Ora l'ha detta, esagerato. Dai, di tutti gli smash, infatti, non si sa se è vero o no. Vedremo poi i matchup con Banjo-Kazooie come saranno, però insomma...
Adesso non so, ti dicevo, non saprei se, non penso faccia un cambio, però è messo molto male con questo DDD. È vero anche che Flavio non è che usi chissà quali altri personaggi. Vediamo. Ma cosa fa Pianta Piranha? In realtà Pianta Piranha di Flavio effettivamente non l'avevo considerata, è un bel personaggio. Non è un bel personaggio nel senso che è un po' scarsino come personaggio, però sapete, ha dei matchup non male, veramente non male. Ma secondo me il vantaggio grosso è che, suppongo, non so da dove viene, insomma, Gennaro, se ci fossero molti main pianta, ma credo che, insomma, no, dopo l'hype iniziale, ho detto, ok, non è fortissima, lasciamo perdere, insomma. Sì, quindi nessuno la conosce benissimo. Esattamente. Vediamo un po' se questo gli permetterà di riparare, insomma, un po' al primo game, a tornare io... un po'. Non saprei, perché comunque qua il problema, per quanto stiamo parlando di personaggi, penso che il problema sia l'abilità di Razer, che è molta. Sì. Però ecco, non so, la pianta di Flavio io non la sottovaluterei, anche perché la pianta ha molti tool. Infatti sono contento di castarla on stream, sinceramente. Oh, non è mai successo che qualcuno la piccasse, se non Gama, che però non lo facciamo giocare on stream perché per ovvie ragioni. Si un video per bullismo. E niente. Sì, e allora mappa scelta da Flavio. Una mappa stretta, simile comunque a Battlefield per queste tre piattaforme. Sì. Plant Gang, oh, mi piace Plant Gang. Raise up in chat. Rise up. Gamer, rise up. E effettivamente vedo che riesce a... Mamma mia, ma è stato cecchinato Razer. E sniperato, ragazze. Eccola. Stessa cosa per Pianta Piranha. Uno per uno. Mio Dio, ha riparato. Sì, tra l'altro l'ha colpito anche con la parte di mossa che fa meno male, però in realtà aveva così tanto danno che non pensavo arrivasse così in alto. Non so se, non penso, non ho già annunciato, se sbaglio sicuramente, ma non so se in base a quanto carichi è alto, diciamo, il pilastro di luce. Penso di no. Ah, però... no, non, nemmeno io credo, perché comunque non l'ha caricato e era altissimo, non vorrei. Bellissimo questo jab. Molto bravo Flavio qui. Cioè, più che bravo Flavio, ha fatto forse un errore Razer a cercare di... Ha provato di... a ridarlo, ma esatto, poteva mantenerlo ancora. Guarda, mamma mia! Una partita... Ma che gli ha letto, ragazzi? Niente, un get up. Che gli ha letto? E l'ha ucciso nemmeno 100 danni dopo il colpo. Che male. Non male, non male da parte Flavio. Le smash dei piranha... Comunque Flavio è forse... Non ditegli che l'ho detto, per fortuna le cuffie. Ma forse è uno dei giocatori che mi piace più vedere giocare, perché è uno che gioca perché il personaggio gli piace e non perché il personaggio è forte. E riesce a farlo funzionare. È una cosa incredibile. È uno di quelli che si tilta di più, poretto. Aia, che mina. È uno di quelli che si tilta di più. Però in realtà conosce il gioco veramente un sacco. Anche for fun. Però gli piace guardare le hitbox, i frame data e queste cose di cui non conosco la definizione, nonostante ne conosca il nome. Sì, e quindi è effettivamente un bravo giocatore che, se ci si mettesse davvero, potrebbe far vedere i sorci verdi anche a gente molto forte. Ma comunque il tuo torneo è stato rivelazione, se vogliamo. E chiude così. E chiude così. Ragazzi, ha fatto una cosa cosmica. Non mi sto, credo, scusa, mi sono distratto un secondo. Sì, che penso non gli abbia tolto nemmeno una. Uno. Cioè, gli ha tolto solo due. No. Oddio, solo una? No, ne ha perse due. Ne ha perse due. Di stock. Ne ha perse due. Ok. Però veramente bravo, ma come? Bravo. Non ci aspettavamo una partita così one-sided, comunque, perché si è visto. Forse sì, non conoscenza del matchup, essere preso qualche volta da qualche colpo. Come dicevi te, effettivamente, Pianta Piranha chi è che sa davvero come giocarci? Guarda, io gioco Incineroar e lo vedo spesso questo, e comunque, essendo personaggi particolari, abbastanza diversi dagli altri, capita che vinci, non perché sei più bravo, o magari anche perché sei più bravo, ma una parte grande della vittoria è dovuta al fatto che il giocatore non sa cosa fare. Sì. Vedo ancora gente che al mio side B prova a liberarsi come se fosse una presa, per dire. È vero. Però non è colpa e magari loro. Si potesse. Allora, Final Destination, mappa scelta da Razer con un cambio personaggio. Sì, Inkling, non conosco l'Inkling di Razer, ma Inkling è veramente un personaggio. Guarda, io stimavo il Gennaro, ma Inkling come in e Paolo della Main, no, non mi piace. Però almeno un colore un po' simpatico che si vede poco, con i capelli verdini. È così. Vero, è l'Inkling nero con la tinta verde, effettivamente è veramente carino. È carino, carino. Sì, la sì. Bandana davanti, forse è un po' edgy. Esattamente, tipo Ghost di Call of Duty. Esatto. Super edgy, però vabbè. Allora,
La pianta ricoperta di verde si confonderà meglio nella giungla. Il diserbante, stai attento, pianta. Comunque questo recupero. Aia, è... se l'è beccata. Eh sì, è anche sì. Forte. Cioè, forse. Non so quanti anni. Non penso avrei potuto fare in tempo. Penso non sia un errore nel mesciare. No, no, ma a seconda della percentuale quella roba ti tiene giù di più. Non ah, penso insomma, che... Inkling. Ah, ok. Penso che... Ah, sì? Ho capito, lo sapevamo. Grazie per averci detto. Che non lo scusa comunque perché... No, vabbè, si scherza, ognuno si gioca quello che gli pare, ci mancherebbe. No, certo, certo. Friendly banter, ok? Però solamente sono personaggi che per quello che sono ancora le... Dopo le patch varie, le tier list, sono sicuramente quelli un pochino più in alto. A differenza invece della pianta che forse anzi... Forse... Oddio, che back air questo! Ottimo back air. È stato bravo Flavio, devo dire. Poretto, comunque, Flavio è l'unico di cui si dice il nome e non il nick, penso. Ah, perché noi è un amico, quindi non possiamo, ci sta difficile. Sì, è vero, anche perché ha pure un nick brutto, poverino, cioè è proprio un favore che gli facciamo. Prima si faceva chiamare Doc, perché usava Dottor Mario. È venuto al primo torneo, tu c'eri, non so, forse eri in Giappone, non l'hai conosciuto all'inizio. Lui, il primo torneo, si è preso... Ma cosa fa? Ma è impossibile, quanto ci rimane? Ha piantato la pianta. Beh, comunque, dicevo, al primo torneo... Non ce la fa recuperare, ma ancora non è morto. Aspetta. Madonna. Penso che... Boh, là poteva solo morire o morire, purtroppo. Forse avrebbe dovuto provare a recuperare un pochino più da basso. Da più basso, quello sicuro, però, boh. Comunque, dicevo, si è presentato al primo torneo facendo cosplay di Dottor Mario. Infatti già avevamo capito che tipo di personaggio era. Malato. Sì, molto. E l'ha dimostrato più avanti anche senza cosplay, oh, però. C'è Matthew, un bacione a Matthew. Oh, Z-Matthew. Ci mandi Matthew, cioè Ryzer non ce l'hai tu, dai. Sì. Prossima volta vieni. Sai cosa Matthew, devo darti una brutta notizia. Prima ha giocato con Luigi e ha cancellato il tuo nome dalla console di Flavio. Quindi il prossimo torneo purtroppo dovrai riscriverlo, i tuoi tasti sono stati eliminati. E riesci a chiudere. Flavio si è fatto prendere forse un po' troppi roller questa partita. Ma Razer si sta abituando. Gli ha fatto un 3-1, mi sa. Dai Flavio! Lo ammazzo. Il comando, siamo stati bastardi, non ce l'abbiamo. Prossima soldi suite, Matthew, Luigi. Se Luigi si presenterà, perché non lo sappiamo. Vi rilinkiamo la bracket. Ah, ho sentito qualcosa, ma non ve lo spoilerò, voglio che lo vediate voi. Oh, chi sta? Cambio personaggio tattico. Cambio personaggio. In questo caso contro Inkling, secondo me Dedede potrebbe qualcosa. Non è Inkling il personaggio che prende. Cosa? Non è Inkling. Joker. Dopo MK Leo. Penso, Flavio ha visto Joker, l'ha visto un attimo e ha detto ha preso Game & Watch. Ha preso Game & Watch. Flavio, dicevo, non è fan di Joker, quindi non è che l'abbia giocato tanto, né gli è stato facile conoscerlo tanto, perché comunque non è un personaggio facile e è arrivato anche dopo. Esattamente. Di conseguenza, se davvero lo sapesse giocare bene, Razer, mi sa che questo Game & Watch farebbe una brutta fine. Finirebbe in un'altra dimensione. La sua terza, perché ha solo due dimensioni. Cioè, l'uscita non era molto convinta di Joker. All'inizio ho sentito diverse opinioni al riguardo, però... Non sembra male, appunto, dicevo che mi sembra che io ci ho vinto un torneo in Giappone. No, ma infatti non è affatto male, è soltanto che ha praticamente due personaggi diversi. Perché nel momento in cui tu ti becchi Arsene, a quel punto ti cambia completamente il playstyle. Hai praticamente le stesse mosse buffate. Però devi giocare completamente diverso. All'inizio sei un po' più shake, dopo diventi un po' più Charizard, diciamo. Sapevo che non mi piace, adesso magari sono una critica stupida, però mi dà fastidio che non sia Hitbox, perché giustamente non è Hitbox Arsene. Però graficamente, cioè, molte volte, cioè, è in piccia, guarda quanto è grosso. Sì, questo è vero. Però, cioè, non può, cioè, tu vai a colpire il Joker. Però effettivamente pensi magari che a volte entri in una mossa quando in realtà c'era soltanto Arsene che era gigantesco. Con quelle ali, tra l'altro. Oh, la combo B a per, non è riuscita. Comunque, questo counter. Arsene, mamma mia, con la B giù quasi se l'ha ripresa tutta. Questo Arsene... Oh. Non è stato abbastanza forte da avercela contro questo Game & Watch. Vediamo se adesso riuscirà a capitalizzare un attimo su questa prima kill che ha fatto. Conoscendo Flavio, no. Infatti, ragazzi, no, la madonna, proprio goofy. Gliel'ho tirata, infatti, poretto. In realtà, conoscendolo, solitamente ci riesce. È un giocatore molto, molto tecnico. Ho finito di mangiare, ok, ora parlo. Dai, mamma, torno, è il tuo turno. Allora, cosa volevo dire?
che il recupero di Game Watch è molto potente. Se non sbaglio non ha nemmeno un artbox mentre sale con il paracadute. E infatti ho notato che questo Razer lo sta, diciamo, acknowledgeando, perché non si sta buttando molto. E infatti, diciamo, sicuramente Joker comunque non è un personaggio che spike, perché può farlo solamente quando c'è Arsene attivo. Ah sì? Sì. Aia, ma anche questo va bene, comunque. Anche questo va bene. Riesce a prendere però, la seconda stock, sì. Però comunque vedo che sta molto attento, perché comunque Game Watch è veramente difficile da punire off stage, Orio. Quando recupera, insomma. Sì. La sediata, lo mando sulla piattaforma. Vediamo se riuscirà Flavio a recuperare questa partita. Poteva già bloccarlo un po' buia. Rischio, questo è a B, forse per puntare più a legge. Ma cosa? Senza paura, Razer si aggiudica la partita con questo backer. Mamma mia. Game Watch, che tra l'altro è uscito dalla top 3 dei più leggeri del gioco, mi sa, dopo sì, l'arrivo di Pichu. Però, mio Dio, è ancora leggerino, perché si è preso tipo bang.